protestano gli studenti dell'Istituto di Popparozzi per chiedere anche per loro dei fondi da parte della provincia. Sono a disposizione per altri istituti, per voi a quanto sembra no. Sì, abbiamo avuto questo, come dire, colloquio, questa protesta pacifica con il Presidente, dove ci ha illustrato un po' e ci ha fatto capire quali sono le risposte delle nostre domande, ovvero noi chiedevamo il perché venivano usati i fondi per l'Istituto Comi, che è inagibile, e ristrutturando questo istituto venivano collocati in quella scuola gli studenti del liceo scientifico Einstein. E quindi noi chiedevamo il perché questi finanziamenti che va bene alla scuola del Comi, però noi abbiamo un indice di vulnerabilità molto bassa, come il nostro altro istituto, il Rozzi, a Piano d'Accio, che ha un indice di vulnerabilità molto più bassa della nostra scuola. Una delegazione di studenti quindi ha deciso di recarsi personalmente dal Presidente della provincia. Cosa vi ha risposto? Il Presidente ha dato dei chiarimenti riguardo a ciò che abbiamo detto. E praticamente diciamo che i soldi vengono usati per la priorità delle scuole, dato che lo scientifico ha una priorità maggiore perché la loro scuola ha un indice di vulnerabilità molto bassa, quindi dato che le iscrizioni aumentano hanno pensato di collocare gli studenti dello scientifico al Comi. Però noi abbiamo chiesto che va bene questa cosa, però volevamo sapere se anche la nostra scuola, dato che abbiamo la sicurezza è molto, molto bassa, volevamo sapere se dopo questo progetto venivano usati fondi anche per scuole, ma non solo come la nostra, il Dipoppa, anche per il Pascal, per l'ITI e l'Ipsia. E che cosa vi ha detto? Il Presidente ci ha risposto, ci ha detto che innanzitutto all'inizio partiranno questi progetti, però la nostra scuola hanno messo sulla carta che verrà finanziata, non ora naturalmente, però tra qualche anno verrà finanziata affinché tutti gli studenti possano stare tranquilli. Quindi siete soddisfatti? Sì, io mi ritengo soddisfatto e ringrazio anche la nostra preside che ci ha dato la disponibilità e ci ha fatto capire quali sono i problemi, non venire qui sotto per perdere tempo oppure per creare tutto un disguido, un caos.